Bonjour à tout le monde, comment ça va? Colleghi e scollegati wazzisti, iscritti, meno iscritti, circoscritti. E qui siamo, come dopo ogni viaggio ci si presenta il mezzo per rinnovare, no? Sistemare, trovare nuove opzioni. E quindi... Quindi non ho fatto un cazzo. Ho sistemato questi qua adesso. Grosse novità. Attenzione. Allora, come numero uno, prima avevo legato questa qui così alla catena, no? Adesso invece l'ho messa qua. Hai capito? Cioè l'ho legata lì direttamente. Così questo rimane più, no? Così ho sempre la tendina, guarda che pratica, con la molletta, tac. Guarda che forte, ma che ne vuoi, guarda. Così come questa, anche l'altra, hai visto? L'ho attaccato. Guarda lì così, e voilà, così ho messo tutte le mollette blu da una parte, tutte le mollette rosse dall'altra, tutte quelle gialle e tutte quelle verdi. Coperta che non mi piace, ho tolto la coperta messicana che non mi piaceva più. Quello che gli metto non lo volevo più mettere, però è comodo questo Cristo qua, no? Glielo rimetto. E qua invece ho anche questo qua, che è quello della porta, cioè del come si chiama, il sedile, dove tengo, no, per fare spazio da dietro. Qua ci metto gli stracci, il triangolo, l'estintore, ne ho uno qua di estintore, ne ho un altro qua dietro, vedi, ne ho un altro lì dietro e poi ne ho un altro di là, lo vedi là, e ne ho un altro lì. Questa la tengo qua per il momento perché è molto pratica, non è una luce forte, e questa la attacco sempre al solito servizio rete, che però devo organizzarlo. Lo so, dovrei prendere un bauletto, un bluetti, il tavolino. Questo qua, no? Lo metto poi sopra quella cassetta e mi fa da tavolino. Qui la cassetta dei ferri la tengo di qua adesso, perché qua, siccome qua c'è il motore che scalda, conviene mettere appunto o la borsa delle coperte o magari il sacco a pelo o lo zaino con il pigiamino, così, o con la tuta, così si scalda e sei a posto quando devi andare a dormire. Ah, ecco, ho tolto la ruota, novità grandissime a bordo della UAZ, la ruota l'ho messa lì. Ah, ecco dov'era il fischietto. Il fischietto, dimmi a te cosa mi serve il fischietto, ma non sai mai, solo che se poi non lo trovi, allora tanto vale, capito? Però c'hai la bussola. Se ti perdi e non hai batteria nel telefono, you never can tell, my friend. Oggi bella giornata. Qui la mia Vespa la devo portare a far sistemare. Comunque, qua è la cassetta con carta igienica, tovagliette che ne devo ancora comprare, carta igienica che conviene sempre averne e devo prenderne ancora, fazzoletti, carta igienica, tovaglioli del McDonald's. Questo si mette qua dietro, cassetta piccolina, ok, qui abbiamo la toilette, qui abbiamo lo starter, qua abbiamo la serie degli stracci, qui abbiamo il nostro sgabello, tavolino, whatever, seggiolino, no? Che lo tengo aperto, ma guarda, per tenerlo qua, che mi si scalda col motore,
Aia, cazzo, che male questo qui. Ah, basta. E poi il nostro scopino. E voilà. I show you the rest of the factory. La moglie pulisce la mini e io ho sistemato i lavori del sabato mattina. Guarda, qui un altro poncio, che questo qua è veramente cipettone, no? Ecco dov'era l'altra carta igienica. Questo qui è il secchiello. Però è pulito, no? Questi li devo portare via. Qui abbiamo questo che è pulito, un altro per fare. Qua abbiamo i nostri sacchettini. Copri il secchiello, no? Ce ne abbiamo altri qua di scorta. E quello che manca qui sono le tovagliette. Poi qua ho messo tutto il resto dei detergenti, olio, cristi vari, insomma, una pompa per la bicicletta. Un'altra corda che ce l'ho ancora nuova, che è inutile che le tengo a casa. Le appendo lì, non danno fastidio, non è che si vedano al massimo della bellezza, capito? Però gli elastici, la ruota l'ho messa di qua, questo è legato qui così, adesso è vuota. Elastico che mi tiene le bottiglie dell'acqua, acqua potabile da bere, tanichette che per il momento sono vuote, scarpe, stivaletti anfibi Non è che mi che servono, servono e non servono, no. borsa con le borse. Questi qua servono qualora abbia necessità di mettere il liquido antigelo del radiatore. Adesso vi faccio vedere come si fa. Questa qua quando è piena pesa. È abbastanza pesante. Conviene sempre aprire la porta, metterli qua, perché se li metti per terra di notte, come mi è capitato, c'è il rischio che poi li perdi. E poi di sera o comunque quando non vedi, luce, sai, il faretto, no? Luce e faretto. Adesso è vuota, quindi non pesa, ma quando pesa sono fucking 20 litri, abbastanza pesante. In ogni caso, con forza e coraggio e determinazione, perché se no non vai avanti perché la benzina ti è finita, quindi fai così. L'abbracci, te la tieni così, vedi? Guarda. È pesante, sono 20 litri. E così rovesci. Capito? Adesso di benzina non ce n'è perché l'ho messa già tutta, però questa è la tecnica, no? Prendi con forza e coraggio, questo qui ce l'hai qua dentro, adesso questo si è rotto di qua, però è ok. Ho anche l'altro beccuccio che si mette qui, ma non è comodo perché a volte si incastra qua dentro. E quindi questo qua è quello più pratico. Infili e il gioco è fatto. Dopodiché prendere il tappo e chiudere il tutto. Allora, una notte sono arrivato in un parcheggio, in una stazione. E dovevo mettere benzina, quindi esco, prendo, carico tutto quanto. Di fronte c'era un camion e c'era un tipo dentro, trasporto eccezionale,
E quando mi ha visto che ero qua così con l'affare, non avevo ancora messo la luce, quindi era abbastanza buio, però si riusciva a vedere. E lui mi ha acceso subito i fari, grandi camionisti sono sempre disposti ad aiutarti. E dopodiché è sceso, ha spento i fari, è sceso e aveva una lampadina, però io nel frattempo che lui aveva spento i fari, sono uscito, sono andato a prendermi il mio, come si chiama? Bravo tipo che mi ha subito... si è subito offerto ad aiutarsi. Questa vuol dire empatia, capito? Vedere subito il bisogno e aiutare il prossimo. È così che funziona. Tutto, questa l'ho coperta, l'ho messa così perché qua così gli posso infilare qualche cosa. Ginocchiere e guanti. Olio, budifordi. A proposito. Se mi dovesse mai capitare che buco la gomma e sono da qualche parte che non c'è nessuno a disposizione, io con questo affare qua sono veramente. Non l'ho ancora usato. Ho provato, ma devo far vedermi dal meccanico, farmi vedere come funziona, perché non l'ho ancora mai usato e non so come fare per usarlo. Ho provato a mettere il cristo, però non, proprio non si alza, non fa niente. Questo per i vetri. Eccolo qua, vedi? Questo qua. Però questo affare qua, guarda, Vedi che si muove? e a volte rimane incastrato. Questo qua. E quindi niente, quindi è meglio quello lì di plastica, no? Qua l'imbuto. Però le taniche ti trovi magari in occasione che devi caricare dell'acqua, almeno ce le hai sempre. Lui sta comodo. Dove lo metti, ma sai che non dice mai niente? Cioè, dove lo metti lui sta. Rifaccio. Gli metti il portapacchi e in automatico gli metti anche il materasso. Così ci dormi d'estate. Perché dormire qua d'estate è troppo caldo. Cioè, come coperta hai il cielo, trapunto di stelle. Stavo pensando di rimettere il sedile da quel lato però, forse perché sono stanco di stare sempre da questa parte. Mettere il sedile da quel lato però dopo mi limita la cosa di qua, dovrei stare per diagonale. Quante possibilità che hai, hai visto? Cioè questo è proprio un camper fai da te, ogni giorno te lo puoi rinnovare. Mi sentivo osservato. Quelle borse si possono prendere. Non penso che mi servano, sono 35 litri, le portiamo a casa. Va bene, ciao e ci sentiamo.